Onda Libera TV, siamo a Urbino, al convegno Sostenibilità Immensa e a Oggi si acquista bio. Siamo con l'assessore Stefano Brunori del comune di Saltara, una delle esperienze di eccellenza del territorio di introduzione di biologico nella mensa. Com'è andata questa esperienza? Direi che è un'esperienza che sta andando bene, è un'esperienza che è nata circa 2 anni fa. E sta andando bene anche dal punto di vista anche dei risultati, perché vedo che anche è molto apprezzata dagli utenti, tra cui in primo piano chiaramente sono le famiglie, quindi direi che sicuramente è positivo, ecco, questo. Voi avete fatto una scelta, tra l'altro, non solo biologico, ma anche di filiera corta, di chilometro zero e ulteriore note di merito, state utilizzando una cooperativa sociale per questo tipo di servizio. Sì, l'idea è nata appunto perché io anche l'amministrazione già conosceva la cooperativa Gerico di Fano, in quanto lo utilizzavamo per personale da utilizzare all'interno dell'amministrazione. E da lì con il nostro dirigente si è pensato, siccome io conoscevo invece la cooperativa Gerico come emporio e quindi come distributore di questa cooperativa di produttori biologici, è nata l'idea di coinvolgere in questo progetto e piano piano abbiamo trovato le soluzioni giuste per poter andare avanti questo progetto. Inizialmente si è fatta una sperimentazione di 3 mesi, perché in questo periodo, no, con i tagli di bilancio, i problemi che ci sono, c'era da parte un po' dell'amministrazione, c'era paura di andare a spendere troppo. E in questi 3 mesi invece ci siamo accorti che poi alla fine sì, perché loro inizialmente la fornitura era solo frutta e verdura. E per cui ci siamo accorti che effettivamente c'è stato un aumento di costo su queste due voci, però dall'altra parte abbiamo risparmiato molto sul discorso della carne, perché in questo progetto, che è un progetto non solo rivolto alla mensa scolastica, ma soprattutto un discorso di alimentazione, quindi è un progetto che riguarda la conoscenza dell'alimentazione all'interno del nostro territorio. E la prima cosa che è stata fatta è stato rivisto il menù. E dalla rivisitazione del menù già la nostra dietista, che è la dottoressa Barducci del Comune di Cesena, ha evidenziato questo troppo uso di carne, per cui togliendo la carne alla fine il bilancio più o meno era alla pari, ecco, questo è il concetto. Quindi anche questa sicuramente è stata una scelta positiva che va evidenziata, ecco, questo sicuramente. E un'altra cosa importante che volevo dire, che prima al convegno sopra che mi è sfuggito, è anche l'alta qualità del menù che riusciamo a proporre, perché se pensiamo che nel menù nostro abbiamo passatelli, pizza e anche lasagna al forno, quindi penso che non sia una cosa che si trova facilmente in tutte le altre cose. Poi e un'altra cosa interessante è che siamo riusciti anche a proporre delle soluzioni di tipo gastronomico un po' particolare, facendo anche un po' ritorno alle nostre tradizioni. Esempio, periodo maggio, dove c'era appunto la possibilità di avere fava, piselli, abbiamo proposto anche per esempio dei piatti con solo questi legumi con il formaggio, e già anche lì per molti bambini è stata una novità, perché addirittura non sapevano nemmeno che i piselli si potevano mangiare anche così freschi. Quindi è una cosa molto interessante che sta andando avanti, in cui anche l'amministrazione crede molto, anche se dal punto di vista del bilancio bisogna sempre controllare bene i conti, perché purtroppo ci sono queste problematiche, ecco. Benissimo, quindi un'esperienza virtuosa a 360 gradi, inserimento lavorativo, prodotti locali, biologico, un menù più salutare e tutto questo senza spendere poi più di tanto rispetto a prima. Quindi sicuramente un esempio che speriamo sia replicato. Grazie.